oggi si parla di una cosa che è straordinariamente buona. C'è chi ne va pazzo e c'è chi invece proprio la odia. Le odia, anzi, le puntarelle. Allora, partiamo subito da come le sto mantenendo. Guardate, queste, vedete la cimetta proprio della pianta della Catalogna, diciamo, di che questa della famiglia delle cicorie. Guardate, bella la cimetta, i gambetti, questi qua belli pelati, buonissimi, mantenuti con ghiaccio e il limone. Così non si ossida, rimangono bianche e allo stesso tempo rimangono croccanti. Allora, questo fino all'ultimo le teniamo così. Ok, adesso pensiamo alla salsa. Allora, ci va, aceto. Eccolo qua, di vino bianco. Non ci inventiamo niente con la roba colorata, le cose, tutto quanto. Quando ci vuole in altri posti, la balsamica e altri aceti. Poi, aglio, facoltativo. Io c'ho pure un po' di olio e peperoncino. Alici, due diversi tipi di acciughe. Una, guardate qua che roba, fatte a mano, guardate. Ancora c'è la lisca dentro, le facciamo insieme. E un'altra di quella che si trovano sul mercato, già filetti e tutto quanto il resto. E poi l'olio. L'olio deve essere buono. Scegliete un olio buono. Ok, in questo caso c'è un toscano e il mio amico Giorgio Franci. Allora, adesso possiamo fare tutto questo semplicemente con un frullatore o un mixer e frullare tutto quanto insieme. O se no, come lo faccio io? Guardate. Allora, prendo un pezzetto d'aglio, io ce lo metto per forza, così. Così, guardate. Proprio è un... poco lo schiaccio bene, perché non è che ho il frullatore, ma ho un vado con la frusta, ecco, così, e questo è perfetto, e metto qua dentro alla mia bowl. Poi l'acciuga, scegliamo questa qua, quella più buona, la apro così, ok, facciamo così. Guardate che spettacolo, guardate che carne, mamma, queste già sono fatte col peperoncino. Metto qui, ci vogliono le acciughe, mi raccomando, ecco qua, qui e qui e qui. Guarda che bella, che ciccetta. Un'altra, a me piace, mi piace. Vai, così. Poi proprio questa la facciamo a pasta, però non la pasta d'acciughe, le acciughe vere fate e poi potete farla voi la pasta, vedete, così. Quindi questo è il metodo un po' più così artigianale. Poi se volete potete fare con frullatore, immersione, e fate tutto quanto. Ecco qua, perfetto, mettiamo così, caso poi aggiungiamo un altro pochino. Poi abbiamo detto aceto, guardate, non esagerate all'inizio, il peperoncino ci vuole, olio, perché queste devono essere condite bene, ecco qua. Così, così, guarda il colore, vai, perfetto. Poi, fustina, e incomincia a fare sta cremetta, guardate qua che roba, guardate qui che roba. Vedete che ci vuole altro olio, vedete che ci vuole altro olio, guardate che bella. Ma il profumo, pazzesco. Però, allora, poi dico un'altra cosa, non può essere soltanto per le puntarelle questa salsa, potete pure applicarla per altre cose. È finita la musica, un attimo, un secondo, no, riparte. Ecco qua, va così, guardate, anche per l'insalata di campo, se avete la possibilità di fare l'insalata di campo, guardate che bello, che spettacolo, così. E la salsa l'abbiamo fatta, adesso prepariamo le puntarelle. Allora, adesso prendo le puntarelle, le scolo un pochino, le asciugo velocemente perché non le devo riscaldare, perché appena si riscaldano un po' perdono la croccantezza, no? Guardate, queste sono, guardate, stupende, sono veri, queste sono quelle vere, buone. Vado qui, metto qui, ok? Allora, adesso sentiamo un attimo la salsa, che può andare. Non c'è bisogno di sale assolutamente. Allora, queste vanno condite, guardate che bella sta salsetta. Poi io faccio così con le mie mani, lo faccio a casa mia, e un'altra cosa, l'insalata condita in questa maniera, guardate così. Poi piattino qua, inquadra qua,
questo è un qualcosa che non apprezzo veramente, ragazzi. Aspettate un attimo, guarda qui, mamma mia, questo è tutto. Allora, e che fai, non ci metti un po' di pane? Ma questa qua vuoi prendere, questa qua, guardate qua, guarda che bella. Questa è l'unica insalata che ti consente, scusate l'unto, di mangiarci un filone di pane. Tu dici, ne faccio un'insalatina di puntarelle, non lo fa, perché poi ti mangi il filone di pane insieme alle puntarelle. Non è assolutamente da dieta. Fatelo, buono, sempre. Allora, noi stiamo facendo insieme ricette semplici, economiche, però basate su prodotti buoni, quindi anche le cose semplici vanno scelte sempre. Buon appetito a tutti.